Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato l'intervista. Una premessa per spiegare perché l'intervista. Tutti quanti guardano gli artisti di strada come in uno spettacolo, cioè questa artista che si esibisce e vede lo spettacolo. Ma dietro chi è l'artista di strada e perché sceglie questo tipo di mestiere che è molto diverso da molti altri? Innanzitutto, se può presentarsi e dire chi è, da quanti anni è che lo fa, per capire, diciamo, da dove viene, se si può parlare, ecco, un po' di lei. Io sono io. Ho fatto questo lavoro in 15 anni. Sì. Ho trovato per caso toccare un po' in Grecia. Hai iniziato in Grecia? In Grecia. Quando ho 32 anni. Quando ho 32 anni ho trovato il gioco di Camilleri. E ho provato una chiesa per fare spettacolo per pochi soldi in testa. Tu vuoi pagare me per giocare? E dopo ho andato in giro con un amico nelle isole di Grecia, ho fatto spettacolo poco terribile, dopo 3 mesi di giocare, ho perduto tutto, ma mangio, viaggi, vivo, minimamente così. E libro per viaggi, questo tipo di lavoro, e dopo ho pensato dei vestiti, delle storie, diverse cose, e ho imparato tutto in giro. Ho vivo in otto, provo da solo, faccio un po' di pensione, lavori e cose, giorni, così. Dove, quali sono le zone che frequenti, diciamo, di più? Cioè, i posti dove... scusami? Io? Sì, 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 io. Generalmente Grecia e Italia, specialmente in Sud Italia, adesso più di importante. Perché in Italia c'è un grande cultura di artisti di strada, per tanti anni. Grecia invece non c'è. Loro guardano come alien, non so. Ho capito. La gente in Italia piace, capisce quello è anche il lavoro, e sono in tanti posti, sul mare, su montagna, paesi così, così bello. Come viene visto, diciamo, come si sente visto lei, come diciamo, che rapporto ha con il pubblico, ecco, diciamo così. Bello. Prima io faccio spettacolo tutto straniere a me, non sono nessuno, e non, sì. Io non molto, oh ciao, 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 normalmente, e dopo spettacolo io conosco qualcuno, e guardo in occhi e dici ciao, e dove, parliamo, e incontri tutti così, e con loro è molto bello per incontrare la gente. Ha mai avuto esperienze negative in questo campo? Diciamo, le sono capitate mai delle difficoltà, diciamo così? Sì, certo. Un lavoro duro. C'è piove, c'è polizia, c'è ristorante, bar, non vuoi più vicino, c'è altra musica, c'è... tu devi anche... io ce l'ho tutta responsabilità per il mio lavoro, nessuno... dimmi me, sveglio te, vai, c'è il lavoro, io devo... e anche un po' coraggio perché nessuno inviti me là. Io là e presentare è un po' rischioso, non piace, non piace, i primi spettacoli loro non piace, e tu imparare bene in quel modo perché loro non piace, dopo 30 secondi ciao, vanno via. So, in quel modo l'elemento di uno spettacolo è molto facile. E mi dica, secondo lei, qual è una caratteristica, la caratteristica più importante che un artista di strada deve avere? Confidenza. Quindi comunicazione col pubblico, diciamo. Tu devi senti che tu fai è buono. Ah. Anche quando tu fai il merda. Tu ho senti capito. Buono, loro prendi questo sentimento. Tu senti il mio spettacolo non è molto buono, loro... lo sentono. E che cosa ha imparato dal pubblico? Che cosa il pubblico ha insegnato a lei, secondo lei? Tante cose. Questo è un'attività molto psicologia. Sì. Tu capisci?
capiti molto subito la cultura di questa zona. Quando sono in Brasile o la Canarias o la Germania, diverse persone, che loro piace, che un scherzo loro capiti, un scherzo loro non piace, anche incontri. Devi essere un viaggiatore per apprezzare, diciamo, un lavoro del genere. Difficile quando rimani in un paese, perché dopo la gente è un po' stanca di te, tu un po' stanca della stessa situazione, e lavori bene quando fresca, anche quando torno. Io torno 5 anni, ogni anno, allo stesso posto, incontro la stessa gente, bellissima. Quando rimano, 3 settimane, 3 mesi, così è... è buono come in giro. Certo. E quando in giro io sempre trovo altra gente, vuoi per capriano, una festa, uno spettacolo. E, è anche difficile in un certo senso, da un lato non le manca, diciamo, la non tanto la sedentarietà, però quel, come si può dire, qualche volta la sedentarietà, diciamo, potrebbe rappresentare anche un punto fisso di appoggio. Invece in questa maniera si potrebbe considerare un uomo di mondo, non so se mai capito, cioè non c'è mai una meta, come si dice, ad esempio da un punto di vista relazionale. In questo modo è molto più difficile avere una, tra virgolette, relazione fissa, stabile, cioè dovrebbe essere, come si dice, non so se mai capito il concetto. Possibile questo explicare. 3 anni fa ho incontrato mia moglie, lei di ruolo di ingresso, e lei è stabile, un insegnante, rimane là con tutta la famiglia. Ho rimasto là un anno con lei, e ho lavorato molto male. Dopo lei è andata in giro con me, lei è in furgone adesso. Ah, lei? Sì. Guarda, non lo so. Ho capito. Sì. Però quello, mi scusi se la interrompo, però quello che le dicevo è difficile, cioè è una vita molto diversa da quella, tra virgolette, della famiglia normale, cioè sua moglie dovrebbe essere, deve essere disposta a viaggiare con lei, è un sacrificio particolare. È difficile per lei, no? Prima, no? Perché prima faceva l'insegnante, adesso si ritrova. C'è tutto stabile, famiglia, esatto. Amici in vicino, tutto support. Qui lei da solo, non parla italiano, c'è solo io, non lo so niente qui. E prima era molto difficile per lei, adesso lei piace tanto, perché lei incontra della gente, vieni per il posto, posti, abbiamo andato in Sardegna, per esempio, e quando parte, e lei piace. E adesso lei imparare giocolieri e vedersi piatti, cucinieri. Quindi tra poco la vedremo giocare con lei, diciamo, con sì. Lo spettacolo. Actualmente noi andiamo lunedì in Tendopoli, in vicino Modena, Mirandola. Ho capito, Mirandola. C'è gente dopo il terremoto. Andate a fare, sì, gli spettacoli a Mirandola. Sì, abbiamo fatto 2 settimane fa, bellissimo, ritorniamo lunedì. E con questo lei ha fatto la prima volta spettacolo con me. C'è tanti bambini e lei vuole, piace aiutare, e c'è il coraggio per fare spettacolo. Generalmente lei, ho capito, è titubante, nervoso per fare male. Ci può parlare di questa relazione che c'ha con la popolazione terremotata, nel senso chi va ingaggiato per andare lì? Dove? Lì, esatto, nel Tendopoli. C'è un uomo, Bruno Bruni, e lui è un clown, 69 anni, e lui vive 25 km di Mirandola. Ah. E lui anche c'è un'agenzia di... Ho capito. E lui ha fatto un'email in giro degli artisti di strada, e cerco quello, e inviti chi vuoi, vieni per fare il spettacolo grande. Ah, ho capito. E ho prendato uno di un amico e abbiamo andato. Adesso passo, anche ho detto degli organizzatori qui, e loro ha detto passo di tutti gli artisti qui. E... Ah, quindi è... come si dice? Non vi viene riconosciuto da nessuno questo qui, è un'opera che fate voi, diciamo. Tu devi conoscere qualcuno, perché c'è protezione civile là, sì? Okay, è tutto volontario e regolato. Ah. Un dottore, uno
come vigile di fuoco, engineer, ecco, non posso andare come volontario così, perché loro non lo sa chi è tu. Ho capito. Posso fare, qualcosa male. Ho capito. Chi è tu? Cioè, senza una connessione non posso andare. Ho capito, quindi deve essere organizzato dal, esatto, da quella struttura. E niente, vuoi lasciar detto qualcosa al pubblico per che magari non abbiamo trattato? Può capitare nell'intervista che lei magari vorrebbe dire qualche cosa che magari non abbiamo toccato, oppure mi è sfuggito, diciamo, di dire. No. Abbiamo parlato di tutti. Ok, grazie. La ringrazio ancora per l'intervista, grazie.